Nei giorni scorsi a Catanzaro si è svolta l'Assemblea Nazionale dei Soci dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio. A presiedere l'incontro, alla presenza delle autorità civili, politiche e militari e dei rappresentanti delle diverse categorie, i vertici nazionale e provinciale Antonino Mondello e Antonio Sabatino. Di seguito all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 sono state trattate le problematiche di quanti vivono la condizione di disabilità e il modo in cui l'UNMS si prodiga affinché i diritti degli associati vengano recepiti da una certa politica che, come ha spiegato nel suo intervento Mondello, appare spesso sorda. Il governo si ricorda solo degli eroi, ma in alcuni momenti, invece dei singoli casi e dei veri servitori no. Noi cerchiamo di portare avanti tutta questa problematica, la storia dell'invalido per servizio l'hanno fatta gli stessi invalidi per servizio. Il presidente provinciale Sabatino non ha mancato di rinnovare la vicinanza ai soci. La sezione di Catanzaro, ha detto, sarà sempre attenta ad informare sulle numerose normative e leggi e per quanti vivono lontani dalla sede principale, Vibo e Crotone, sarà presente un fiduciario. Ci sposteremo noi sul territorio, daremo la possibilità a un fiduciario di fare da tramite tra i territori decentrati, che sono quelli di Vibo e di Crotone, e la sede centrale, che è quella di Catanzaro. Ce lo siamo promessi, sia come a livello di comitato provinciale e sia io come, in qualità di presidente regionale, ho portato questa problematica all'interno del Consiglio regionale, in fare in modo che non solo Catanzaro utilizzasse questo sistema di spostarsi sul territorio, ma lo utilizzasse anche la provincia di Cosenza, che è abbastanza grande e che non è decentrata, che non è stata spogliata come è stata spogliata quella di Catanzaro, e su quella di Reggio, dove utilizzassero lo stesso sistema che utilizzerà la provincia di Catanzaro, per non commettere lo stesso errore che purtroppo, diciamo, le istituzioni nazionali hanno perpetrato nei confronti della provincia di Catanzaro. A fine lavori al colonnello Giovanni Rossitto, comandante del Comando Militare Calabria, è stata consegnata una targa a ricordo delle numerose vittime invalidi per servizio durante le azioni militari.